Poco dopo la mezzanotte di ieri, intervento dei vigili del fuoco di Fano in zona Lido per un cassonetto della plastica a cui è stato appiccato il fuoco. A chiamare il 115 sono stati i residenti della zona allarmati dall'intenso e acre odore di plastica bruciata e dal fumo denso che fuoriusciva dal contenitore per la raccolta differenziata. Il punto è la stessa isola ecologica dove altre volte durante la scorsa estate e sempre di notte è stato dato fuoco, però ai contenitori della carta più facilmente infiammabili, come il 7 luglio scorso quando sempre dopo la mezzanotte prese fuoco il contenitore rosso, forse ad opera della stessa mano di quest'ultimo episodio. Durante lo scorso anno i vigili del fuoco di Fano sono stati chiamati almeno 6-7 volte per simili episodi verificatisi sempre tra Lido e Sassonia e per i quali è stata fatta una segnalazione alla Procura della Repubblica di Pesaro. L'intervento dei vigili del fuoco l'altra notte è durato pochi minuti, giusto il tempo di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona ed assicurarsi che all'interno del contenitore non ci fosse materiale che con la combustione potesse rivelarsi tossico.